secondi, sì. Grazie. Ciao a tutti, allora benvenuti in questo nuovo video, vi farò vedere un po' di smanettate nel deserto con la Tuareg. Siamo in uno dei posti che mi piace di più al mondo, cioè le dune, e siamo venuti per fare qualche giorno di photoshooting, foto e video, e ne ho approfittato per fare un po' di test e provare la moto per la prima volta nelle dune. Prima esperienza con un bicilindrico e con una moto italiana nelle dune, quindi è una figata, i primi giorni shooting e test sul duro e poi l'ultimo nelle dune, quindi guardatelo tutto e ditemi se vi è piaciuto. Benvenuti in Marocco. Primo giorno, guardate che spettacolo la vista dall'hotel. Ciao ragazzi, eccoci tornati, stiamo facendo un sopralluogo per foto e video per la Tuareg Racing e niente, siamo a Merzouga, qua siamo a nord dell'Erkcherbi, siamo vicino al Caffè du Sud. Giretto con la nuova moto nel deserto. Spettacolo. Il suono della libertà. Sava che fa le foto. Io sono in giro con la moto standard. Tuareg completamente standard. E via. Buongiorno dei due, 7 di mattina, la moto è vista dune, sta arrivando l'alba, andiamo a fare uno shooting, foto e video. Ieri abbiamo fatto un super giro anche nelle dune fino alle 8 di sera e siamo restati proprio fino al tramonto, ma mentre stiamo dentro col buio. Figata, spettacolo, oggi riprovo bene la moto. Ho fatto fare delle protezioni laterali per allargare la moto, allargarla e sentirla meglio tra le gambe, e sono dei prototipi e già mi piacciono molto. Abbiamo sistemato un po' le varie leve così come piacevano a me
e già nella moto mi è piaciuta, nelle dune mi sono divertito, non ha scaldato, non ha dato problemi e non possiamo neanche tanto usarla perché dobbiamo fare gli shooting, quindi devo tenerla un po' bene, però alla grande. Oggi altra giornata con un po' di sabbia. Il backstage. Intanto ho la maglia, ce l'ho addosso. Campelli alle foto, guardate che spettacolo, ragazzi. L'uomo del momento. Il maestro. Questa è la moto che sto usando, è quella che c'era in fiera a Verona. Uniche differenze con quella dello scorso video è la gommatura Metzeler Karoo Extreme e basta, con mousse per il deserto. Siamo senza strumentazione perché non devo navigare. Oggi giornata con gli amici Enduro Republic, giro da 97 km, i clienti stanno già smanettando. Vado? Vai! Ma si cambiano le gomme, in mezzo al deserto. e 30 del mattino, stiamo partendo e andiamo in un'altra location per fare un altro shooting e un po' di smanettate anche lì. Ci sono 12 gradi, ho messo keyway completo della tour sopra e sotto perché poi nel deserto si abbassa ancora fino a 7-8 gradi e quindi col cacchio che prendo freddo. Si va. Benvenuti su Marte. Questo è un ciotto immenso. Sì, perché volevo tirare la terza 130. Mi divertivo. Quando sei lì sopra magari un po' impennando, un po' in quelle buche lì, in quelle buche di lì, esatto, però devi stare dentro nella tua polvere. Sì, sì, vado là. E là, fai...
comodo, dottore. Comodo, comodo. Vita da pilota. C'erano 5 minuti di pausa. Hai già riuscito a tirare fuori la sedia? Sì, ho mangiato datteri e noci, succo. Tornato in vita. Jacopo, lì sopra c'è un passaggio, sopra, oltre la sabbia, tra la sabbia e la roccia? Sì. Si passa? Sì, volendo posso anche sbucare da lì e venire giù. No, io preferisco la curva, se non fai la curva non fai il dietro che salta. Sì, o se no posso provare a venire così in diagonale. Quando scollino, do la sgasata e vado giù così. E tu vedi la sgasata su. Allora, proviamone una ancora con la curva come hai fatto adesso e una dritta. Vediamo quale che ci piace di più. Posso provare a prendere lì diagonale, andare altezza 7-8 metri, scollinare quella specie di mini dunettina, andare ancora un po' avanti e poi scendere. Sì. Va bene? Vai. Questa è la nostra tenda. Guardate che organizzazione. Tenda per il pranzo, con pranzo tipico, frutta secca, datteri, tutti che ronfano, e un po' di attrezzatura da ripresa. Buonanotte. Allora, oggi ultimo giorno in Marocco, guardate la carovana, foto, video, siamo un mega gruppo di gente. Oggi dicevo ultimo giorno e il menù è completamente dune, quindi guardate le prossime immagini perché sarà una figata. Thank you.
Allora adesso vado in là, punto quelle robe là, tipo quella vegetazione là. Tutti là, poi vai fino lì in fondo, poi torni qua e intanto ti allontani e ti avvicini così, facendo i cordoni. Mm-hmm. Sì, non sopra, però entro dentro. Quando entri dentro io ti perdo, devi sempre cercare di stare più sulle creste possibili. Quando vai giù... Ah, ok, però, però almeno quando scollino posso dargli la gasata. Sì, ma quando scollino giù, è ovvio, certo. Arrivo lì in prima, la strada così, però si alzi polvere. Sì, vabbè, non ti preoccupare, se non riesci alla prima, al primo tentativo, lo qua. Sì. E infatti c'è questa serie di video. Contento, ne hai? YouTube che si chiama Adesso che ho i soldi. Ed è questo tizio che ha delle puntate si è comprato. Number one, capelli. Molto bene, molto bene. Eccoci qua, siamo alla fine di questo altro video sulla Tuareg, spero vi sia piaciuto, vi siete divertiti, io mi sono divertito tantissimo a guidare la moto, soprattutto nelle dune, i rapporti sono abbastanza lunghi per una moto da fuoristrada e questo mi permetteva di usare tanto la seconda e la terza tra le dune, tirando veramente la marcia insomma fino al limitatore, divertendomi davvero tanto. E niente, la moto come dicevo è già un bel livello, mi piace, abbiamo provato un pochettino più che altro le sensazioni della moto nel deserto perché comunque una prima impressione è sempre importante e ci dà la direzione su cui lavorare in futuro, quindi niente, spero appunto che vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo video e dal deserto con la Tuareg è tutto, ciao!